Il petrolio, come abbiamo visto, crea un sacco di problemi, ma ne abbiamo bisogno. Però dobbiamo ridurre le emissioni di CO2. Per questo sosteniamo le fonti rinnovabili, che servono ad integrare le nostre necessità, quelle piccole. Una di queste fonti è la biomassa. Si tratta di centrali neutre perché la legna, quando brucia, libera la stessa quantità di anidride carbonica che il legno che la pianta ha assorbito durante la sua vita. Tutto sta a vedere come e quanto bruci. Dalle Alpi alla Calabria con Emilio Casalini. La centrale di teleriscaldamento di Sondolo, ai piedi dello Stelvio, è un impianto che brucia legno cippato, ossia tritato, per produrre acqua calda e riscaldare le case di 3.500 abitanti. Niente più caldaie o stufe inquinanti, ma solo scambiatori termici in ogni abitazione e un contatore per pagare il caldo che si utilizza. È un comune che non ha accesi i camini. Questa è la scommessa ambientale. C'è la possibilità di consentire una gestione migliore del territorio e c'è la possibilità di offrire posti di lavoro. Per rifornire la centrale si usano infatti gli scarti delle segherie locali, adeguatamente tritati, e il legname recuperato dalla pulizia dei boschi. Asportiamo la ramaglia, i rami secchi, le piante di piccole dimensioni, le piante anche attaccate da patogeni, e questo con quale finalità? Di pulire il bosco, renderlo anche più fruibile dal punto di vista turistico, e poi facciamo lavorare mano d'opera locale, operai locali. La cura del bosco si trasforma così da un costo ad una risorsa. Se non ci fosse stato qua al consorzio ero a casa, sono stato 3 anni a casa prima di cominciare. Oh, mi hanno chiamato qua. Questa è una valle, ci sono questi alberi che sono caduti, vanno puliti. Se si ostruisse la valle e dovesse scendere del materiale, questa è tutta una zona altamente friabile, potrebbe chiaramente metterci in difficoltà. In generale è ottimo il servizio, finché rimane concorrenziale. Si parlava che c'è un risparmio del 10-20% su quello che era la rete normale, del riscaldamento normale. Il punto è proprio questo. Riduzione di CO2, bosco pulito e occupazione non avrebbero dovuto incidere sulle tariffe. Invece sono aumentate del 12% in un anno, perché la società di distribuzione ha fatto investimenti sulla rete troppo alti e il TAR ha bloccato gli aumenti. Stiamo cercando di modificare questa convenzione al fine proprio di consentire al comune di esercitare un maggior controllo sulle tariffe. I buoni propositi poi nella realtà diventano un'altra cosa. Per esempio, gli scarti delle segherie locali avrebbero dovuto andare ad alimentare la centrale a biomassa e invece... Attualmente questo quantitativo è stato ridotto al 25%. Il teleriscaldamento si è rivolto ad altri mercati, cioè lui acquista la biomassa fuori provincia, fuori regione e anche fuori nazione. Gli scarti li produciamo ovviamente lo stesso e attualmente stiamo consegnando in Trentino Alto Adige. Gli scarti invece che in valle vanno spediti a 400 km e il cippato per la centrale arriva da altre province. Tutto su camion, andata e ritorno, alla faccia della filiera corta e del non inquinamento. La definisco un'assurdità perché è veramente una cosa inconcepibile, insomma. Non ha senso. Resta il fatto che il modello è buono per il territorio e per l'ambiente, ma gli incentivi statali lo stanno rendendo molto vantaggioso e così esplodono impianti su tutto il territorio nazionale. E senza una pianificazione generale, il rischio di averne fin troppi in una stessa zona, come succede in Garfagnana. Ce n'è uno a Villetta di San Romano, uno è a Camporgiano, a Minucciano, uno anche a Lugliano, e poi uno è stato attivato a Villa Basilica, Gallicano. Parlano di un raggio di 70 km, no? La filiera corta, quindi si può prelevare legname fino addirittura in Emilia Romagna, in Liguria, va bene, ma là ci attingono già altri impianti. Sono già centinaia le proposte di centrali che vanno dalla Sicilia al Friuli, al Piemonte, a tutte le regioni d'Italia. Se venissero realizzate anche solo la metà, non c'è nessuna possibilità di fornire la biomassa necessaria per queste centrali. Una di queste grandi centrali si trova nel parco naturale più grande d'Italia, quello del Pollino. Ferma da una decina d'anni, è di proprietà dell'Enel, che ora la vuole riconvertire.
Per produrre 35 megawatt avrebbe bisogno di 350.000 tonnellate di legname all'anno, che qui non ci sono. Su queste strade dovrebbero circolare 112 tir tutti i giorni. E basta guardare le strade per rendersi conto se questa rete viaria possa sopportare un carico del genere. E non c'è indotto, visto che le due masse verranno da fuori. L'autorizzazione in realtà l'avevano avuta, ma l'avvocatura dello Stato condanna la mancanza di una seria pianificazione per l'approvvigionamento di biomassa. Questi hanno detto, nel raggio di 200 km ci sono x chilometri quadrati, basta moltiplicare raggio per 3,14, io però sono andato a piazzare un compasso sul pollino, a tirare un cerchio con un raggio di 200 km e per due terzi è mare. Si sono comportati come se il Tirreno fosse un produttore di biomasse, ma noi non parlavamo di alghe, parlavano di boschi. Non comprendiamo il mare, e chiaramente Casson Arbitti fanno un ragionamento sulla disponibilità. Noi facciamo un ragionamento sulla petropotenzialità, che è il ragionamento corretto. È ovvio che è un mercato la biomassa e come tutti i mercati si basa sulla domanda. Quello che non troveremo localmente andremo a prenderlo fuori dall'area, comunque all'interno della comunità europea. E non saranno i soli, perché a dispetto delle dichiarazioni sulla disponibilità di biomassa del nostro territorio, sono in molti a comprare il legname fuori confine e non solo in Europa. Siamo il primo importatore mondiale di legna da ardere. Stamattina guardavo i dati FAO, che abbiamo importato 1,5 milioni di metri cubi e l'abbiamo importato da paesi, li vedi qua, che sono anche il Cile, la Nigeria, l'Indonesia, il Brasile, l'Argentina. Pensa dal punto di vista energetico cosa significa trasportare questo legname su distanze così grandi. E alla fine devo calcolare tutta la CO2 o altri gas ad effetto serra che derivano dalla lavorazione del suolo, dal disboscamento, a un aumento di gas serra solo per aver disboscato il suolo. Lo dicono anche 90 scienziati americani che hanno chiesto al Congresso USA di rivedere la politica delle centrali a biomassa, dato che tutto il processo porterebbe ad un aumento dei gas serra pari a quello degli impianti a combustibili fossili. Contro gli impianti a biomasse sono scesi in campo anche i produttori del legno semilavorato. Non essendoci la sufficienza per tutti, i costi aumentano, il prezzo dei pannelli per arredamento sale, i consumi calano e rischia di entrare in crisi non solo l'industria dei pannelli, ma tutta la filiera dell'arredamento. 400.000 addetti e 32 miliardi di euro di fatturato, uno dei settori più importanti dell'economia italiana. La cosa è paradossale proprio perché anche il valore aggiunto creato dal legno nella filiera tradizionale del mobile è di 10 volte superiore a quella al valore aggiunto prodotto attraverso la termovalorizzazione. C'è la corsa alla biomassa perché è incentivata, fino a ieri con i famosi chip 6, adesso con i certificati verdi, ossia quote pagate da chi inquina per finanziare chi produce energia da fonti rinnovabili. Ma dal 2011 non devono più pesare sulla finanza pubblica e questo, per grossi produttori come il gruppo Marcegaglia, con questa centrale di Cutro in Calabria, sarà un problema. In questo momento effettivamente noi non abbiamo la certezza che possiamo sopravvivere, perché noi abbiamo costi certi e ricavi incertissimi. Una soluzione potrebbe essere quella di bruciare insieme al legname i rifiuti. Autorizzazione concessa. C'è stata un po' così una sollevazione popolare e quindi abbiamo desistito. Resta il fatto che comunque trasformare le centrali a biomassa in inceneritori è possibile e da lì a bruciare poi anche quel che non si dovrebbe, il passo è breve. Questa centrale a biomassa nel comune di Argenta, in provincia di Ferrara, veniva alimentata con qualsiasi cosa, tanto che nel 2006 i carabinieri hanno chiuso tutto e sequestrato l'azienda. Questa era parte del materiale proveniente da Mantova che andava nella centrale. L'hanno denunciato gli stessi operai perché si vergognavano e avevano paura di bruciare quella roba lì nel posto dove vivevano. Un esempio di come può funzionare una buona idea la troviamo in Val Venosta, a Prato allo Stelvio, che è stato premiato come il comune più rinnovabile. Ha vinto infatti la competizione europea tra i piccoli comuni alimentati con fonti rinnovabili.
e hanno iniziato molto tempo fa. Questa cooperativa è nata nel 1925. L'Enel non aveva nessuna intenzione di collegarli alla rete elettrica nazionale e loro si sono arrangiati da soli. Hanno creato un piccolo impianto con una piccola centrale idroelettrica, 80 kW. Hanno speso un sacco di soldi perché costava tanto quanto 300 mucche. Erano autosufficienti nel 25 e oggi i surplus se lo rivendono. Abbiamo una produzione di 25 all'intero, abbiamo 26 milioni di kilowattora, il consumo interno sono solo 12 milioni. Allora il resto la diamo alla rete nazionale, la vendiamo a un grossista, quello lì. Il supero, solo le eccedenze. E l'anno scorso ci hanno guadagnato 1.200.000 euro. Hanno anche una centrale a biogas, pannelli fotovoltaici ovunque, eolico e una centrale a biomassa che produce energia elettrica e termica per il teleriscaldamento degli abitanti, con il risultato che mentre nella confinante Valtellina il prezzo dell'acqua calda è di 11,5 centesimi al kilowatt, nel comune di Prato allo Stelvio lo pagano quasi la metà, 7 centesimi. Il segreto? Noi non siamo indirizzati per guadagnare, noi siamo solo indirizzati per servire i soci, che tutti i soci partecipano a questo sistema. Perché qui tutto il paese è socio della cooperativa e ognuno ha voce in capitolo. Ogni anno dobbiamo confrontarci con l'Assemblea Generale e l'Assemblea Generale decide se l'orientamento è quello giusto, se no fatto un buon lavoro. Buttano fuori gli amministratori. Non era meglio mettervi dentro, non so, controllarlo voi, questa società? No, no. Perché? O controllano i cittadini, no? E così non si deve scegliere tra un'amministrazione pubblica che magari spreca o un imprenditore che i guadagni se li mette in tasca. Tutti questi soldi di supero vengono reinvestiti. Invece in Italia la politica favorisce negli ultimi 15 anni queste SPA. Tutte queste società di capitale vogliono guadagnare in questo sistema. Noi abbiamo un'altra filosofia: l'energia deve nutrire l'energia. L'energia è come l'acqua potabile, sono servizi di fondo e qui non si deve, devono essere orientati verso il capitale, questi devono orientarsi per la gente, avere energia a un buon prezzo. E se lo dicono loro, che sono i migliori d'Europa, forse c'è da ascoltarli. Riassumendo, le centrali a biomasse sono un'ottima idea se di piccole dimensioni e se bruciano residui di boschi e di segherie e utilizzano tutta l'energia prodotta per riscaldare magari piccoli paesi. Il fine dovrebbe essere quello di diventare autosufficienti e non di lucrare. Diversamente si rischia di compromettere un patrimonio, di mettere in crisi un settore dell'economia, a noi costa di più e alla fine magari si inquina quanto con il gasolio.